cosa voglio dire, ringrazio i giovani per questo modo, questa alternativa, queste occasioni, questo momento anche di riflessione, perché diciamo, essere tanti giovani insieme è un fattore sociale, no? E quindi va studiato, va approfondito, va anche canalizzato, nel senso che dovremmo dare più spazio a degli eventi che in qualche modo si concatenano anche con le storie, le tradizioni di questa città, che è una bella città, una grande città. Dobbiamo attivarci tutti per farla diventare vivibile in un patto, diciamo, generazionale, perché un momento fa le signore, giustamente, ponevano le loro necessità, nel senso che dovremmo dare più spazio a degli eventi che in qualche modo si concatenano anche con le storie, le tradizioni di questa città, che è una bella città, una grande città. Dobbiamo attivarci tutti per farla diventare vivibile in un patto, diciamo, generazionale, perché un momento fa le signore, giustamente, ponevano le loro necessità, che sono naturalmente di persone che vogliono riposare, vogliono stare tranquilli, cioè dovremmo cercare tutti di fare diciamo, un'azione congiunta, perché da soli l'amministrazione ci uscirà, ma nemmeno le forze dell'ordine, solo e soltanto facendo un patto diciamo, di impegno di tutti rispetto a certi obiettivi, noi possiamo sicuramente dire, non per altro, non è dire delle cose ai giovani, apparire in pubblico, a me è una cosa che per la verità non piace molto, mi piace però dire delle cose di fronte e le cose che possono avere una prospettiva, tra l'altro la questione tante volte dibattuta delle videocamere è a buon punto, nel senso che c'è l'applicazione della gara di appalto e quindi avremo tra due mesi il centro storico cablato, oltre naturalmente al 52 telecamere ad alta risoluzione che daranno anche la possibilità di, diciamo, alle forze dell'ordine, alla situazione comune, di dare anche gli altri di tutti i parti che andranno in città, perché non è solo via Seggio, ad Aversa comunque. Raduno Vespa. Molte persone sono giunte da tutta la provincia di Caserta, addirittura alcuni da Sant'Andrea del Pizzone. Ebbene, la partecipazione era notevole, hanno avuto modo di ammirare e di ripercorrere le antiche strade aversane e di ammirare le bellezze della città stessa dal punto di vista artistico ed architettonico. Si pensa alla chiesa di Sant'Antonio, qui in piazzetta, si pensa al Duomo, si pensa all'Arco e alla chiesa dell'Annunziata, si pensa a Via Roma ed infine Via Seggio. Questo appunto è il primo passo che noi vogliamo fare affinché Via Seggio, la strada cosiddetta Movida, non sia vista solamente in negativo, non sia vista solo nella sua accezione negativa come Movida, aggressiva, Movida di prepotenza, Movida vissosa, ma sia una Movida di cultura, di riflessione, di aggregazione e di sano e puro divertimento. Un momento, visto appunto, che alla fine è quasi lo stesso ambito, perché ci rifacciamo comunque lo stesso ambito motoristico, volevo dare una riflessione personale a questa iniziativa. Il fatto che a base della Movida, della cultura, della passione, dell'aggregazione, c'è sempre un elemento accomunante. E quale elemento accomunante migliore della Vespa, che è un simbolo, un stato simbolo che aggrega tutte le generazioni degli anni 50 a questa parte, può essere. La passione per i motori è una delle passioni più forti d'Italia e grazie a questa iniziativa può essere anche adattata alle bellezze aversane, quindi essere messa in risalto nel miglior modo possibile. Quindi ringrazio soprattutto la bodeghiera del Seggio e il sindaco per averci dato la possibilità di Ciclomotori.com, sarebbe il main sponsor appunto di questo Aperi Vespa, Raduno Vespa degli anni 70. E visto che alla fine è quasi lo stesso ambito, perché ci rifacciamo comunque lo stesso ambito motoristico, volevo dare una riflessione personale a questa iniziativa. Il fatto che
a base della movida, della cultura, della passione, dell'aggregazione, c'è sempre un elemento accomunante. E quale elemento accomunante migliore della Vespa, che è un simbolo, un stato simbolo che aggrega tutte le generazioni degli anni 50 a questa parte, può essere? La passione per i motori è una delle passioni più forti d'Italia, e grazie a questa iniziativa può essere anche adattata alle bellezze versane, quindi essere messa in risalto nel miglior modo possibile. Quindi ringrazio soprattutto la